Pagano, recentemente sulla Tetta del Mezzogiorno, che ricorda l'importanza dell'università e lo ha ragione, ha perfettamente ragione. In che maniera ci aiutate? Vi ringrazio innanzitutto per essere qui, mi rivolgo ai nostri ospiti, agli amici sindaci Castellani e poi il sindaco di Bilbao, a Michele Emiliano, che è qui un po' di casa perché non è la prima volta che ci raggiunge il nostro vescovo, e Gianni per aver voluto promuovere questo incontro. Quando vedevo le immagini di Torino mi è venuta subito una suggestione. Avrei voluto mostrare al sindaco Castellani cos'era questa sede 5 anni fa, 10 anni fa. Cos'era questa strada 10 anni fa? Qui accanto, proprio a 5 metri, qualche anno fa sono state uccise 5 persone in un brutale omicidio che si è svolto in pieno giorno. Questa sede era completamente abbandonata da 60 anni, completamente abbandonata. È stato un convento nel 1400-1500, vi è stato fino al periodo napoleonico, poi è diventata una caserma. Negli anni 60 è stata abbandonata, completamente in degrado. Gran parte della città vecchia era in totale degrado, ancora parte lo è, questo è innegabile. Quando qualche anno fa, come Università di Bari, abbiamo deciso di venire a Taranto. Le altre città della Puglia avevano l'università da anni, l'aveva Foggia, l'aveva Lecce, Salento. Taranto ne era rimasta priva. Abbiamo deciso come Università di Bari di venire a Taranto. Io l'ho fatto perché ero professore a Bari, ma ho deciso di scegliere Taranto come sede in cui sviluppare un progetto futuro. Progettare significa proiettare, buttare avanti, guardare avanti. Allora, il nostro progetto su Taranto è stato quello di guardare avanti, di scommettere su questa città, sui giovani della città di Taranto, sul centro storico, perché non abbiamo deciso di andare in un'area, diciamo, nuova.